Eh, Roberto io l'ho conosciuto nel lontano 1984, eh, ragazzo di paese che arriva a Roma, paesino vicino Cassino. Eh, mio fratello era un compagno dell'LCR e mi indirizza a Mauro Vargiolo e a Roberto Rossetti. E. <ride> eh, mi ha rovinato <ride> e, quindi ho conosciuto Roberto quasi 30 anni fa e pure a me mi ha fatto l'interrogazione eh, mi ha mi chiesto che avevo letto di Marx gli ho sparato un po' di cavolate non avevo, non avevo letto... cioè ci avevo provato ma ci avevo capito una mazza perché... E allora mi dice: Vabbè, allora leggi il programma di transizione e la burocrazia, cioè proprio l'ABC. Poi, capire Marx prendete il Mandellino perché eh, no? Il Mandellone, quello è, è difficile. prendete il Mandellino, quello piccolo, e, e quindi eh, insomma, sostanzialmente, ma ha, ha formato eh, politicamente, insomma, ha formato. Eh, Dandomi proprio eh, i fondamentali come si dice in politica, e, mh, e mi ricordo delle cose bellissime perché lui aveva una capacità che, secondo me, è una capacità che non tutti ci hanno. Che eh, quando parlavi con lui eh, ti dava la carica, cioè, quando Discutevi. Io ero un pischello, cioè avevo vent'anni e aveva questa capacità di trasmettere eh, energia eh, positiva e di eh, darti appunto una carica, una marcia in più per, per affrontare la, la, la militanza. Questa era una caratteristica che a me mi ha sempre colpito eh, di Roberto, perché ehm, l'ho ritrovato in poche persone che riescono eh, diciamo così, a trasmettere questa energia positiva e, e, e a credere nella rivoluzione, perché lui credeva nella, nella, nella rivoluzione, crede nella possibilità che eh, questa società vada eh, cambiata radicalmente. Eh, a me eh, chiaramente Roberto mi piaceva molto come persona perché eh, era sempre molto allegro e molto scherzoso, eh, poi era anche piuttosto dignoso, eh, cioè, quando si incaponeva era, eh, era, era eh, incredibile. Insomma. Io mi ricordo una volta, eh, vi racconto un paio di cosette. Eh, 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 dopo, deve dopo il 90, dopo, dopo la Pantera, situazione difficile, la, la Pantera aveva diciamo, distrutto quasi tutte le organizzazioni politiche, eh, cioè stavamo piuttosto a tocchi con po pochi militanti dentro l'università un e lui ci ha avuto eh, grande capacità di eh, starci vicino e di, di, di darci la giusta... E poi in quel periodo avevamo discussioni anche abbastanza accese. Mi ricordo che c'era un corteo da Piazza Esedra a Santi Apostoli. Abbiamo litigato per tutto il percorso del corteo, ma una litigata di quelle proprio furiose. Eh, lui era, era fatto così, cioè quando era convinto di una cosa non, non, cioè, non, non, non lo smuovevi. E poi come vi dicevo ero, era abbastanza dignoso. Vi racconto questa cosa che... Eh, All'inizio di, di rifondazione 91-92 a San Lorenzo, a un certo punto io stavo ancora all'università, stavo al circolo universitario, ci arriva l'eco de, eh, del dibattito sui quadri. dice cioè che Rossetti a un certo punto eh, arriva a San Lorenzo. <ride> lui già non sopportava togliati, ci stava togliati e lui mi diceva: "Ah, però qua non è che mostrano a rifare il PC. Eh? i compagni devono capire che non è possibile che qua rifacciamo il PC poi a un certo punto compare Berlinguer quando compare Berlinguer non ci vede più <ride> non ci vede più <ride> a un certo punto arriva Rossetti schiappa, attacca il quadro dei Trotsky dentro al circolo di San Lorenzo Apri di cielo un casino un casino, direttivo di San Lorenzo fino alle 3 di notte a discutere <ride> A discutere dei quadri <ride> perché Berlinguer sì e Trotsky no, e io poi con Roberto mi ci sentivo quasi ogni giorno, cioè, roba, ma che cavolo, ma come cavolo, ti... no, guarda, Nando, te a sbagliare come mi sono sbagliato? Te stai a sbagliare perché qua è una questione di cultura politica, qua per questo non possono pensare di rifare il PC. E vabbè, insomma alla fine si concluse con la mediazione che rimase togliatti e Troschi e Berlinguer furono, furono tolti. E, insomma, lui, lui era così, eh, ci cioè Aveva queste, queste trovate, queste trovate eh, simpatiche e, e poi devo dire che io, cioè io mi divertivo a chiacchierare con lui, insomma, poi quando ci capitava io, lui e Fabione ci ammazzavamo delle risate e, e facevamo proprio... Ci sono stati momenti pure in cui lui ha sofferto, lui penso che eh, dal punto di vista politico, eh, di parlo insomma, lui ha avuto eh, due grandi sofferenze, una è stata la rottura con rifondazione, ma non perché non era convinto de, 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 diciamo così, della necessità di, di rompere con rifondazione, eh, non era una questione diciamo così, di, di mancanza di convinzione, era... Era triste perché sapeva che eh, si chiudeva una fase, si chiudeva un ciclo, non, non, cioè, in rifondazione c'è stato tutto un periodo in cui molti di noi, insomma, hanno. Eh, svolto ruoli importanti eh, cioè quando lui era assessore eh, Maurizio Gamba era segretario del circolo di San Lorenzo eh, Rino era la, la, il consigliere indipendente comunque era il un compagno e in quel periodo la cioè, rifondazione macinava insomma, da, da 2000, eh, dal 2000 fino al 2003-2004 insomma a, a, alla grande e... E quindi ha vissuto una grande esperienza eh, in quel partito e chiaramente la rottura eh, era consapevole che eh, si chiudeva una fase e questa cosa lo, 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 lo addolorava profondamente, lo addolorava profondamente perché eh, appunto una cosa del genere eh, significava anche... Eh, rotture di alcune relazioni e di, alcuni, e di alcune storie, storie di un certo tipo e, e poi eh, l'altra esperienza su cui lui ha sofferto tanto questo lo, lo sappiamo i compagni de, eh, quella è, è stata in sinistra critica anche su questo eh, lui eh, ci ha sofferto tanto perché eh, comunque non se ne dava ragione eh, però diciamo eh, la cosa che eh, chiacchierando stamattina co, con Andrea Correnti eh, facevamo una considerazione: è che eh, Roberto è amato dai compagni. Questa è la cosa che abbiamo ehm, cioè, non solo dai compagni eh, suoi, insomma, quelli della sua organizzazione. Eh, lui è amato e rispettato eh, da tantissimi compagni anche. Cioè, da, anche da tantissimi altri che non fanno parte della sua organizzazione. Questa è una caratteristica splendida di un militante, di un militante comunista perché, eh, perché appunto, è espressione di un'umanità un che, che non è semplice, non è semplice eh, ritrovare. L'altro giorno, eh, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo stavamo tra di noi e stavamo discutendo eh, se fare o non fare il lotto il mercatino anticrisi allora con i compagni con pochi compagni che ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ma se l'annulliamo Roberto che, che, che potrebbe dire che potrebbe, cioè, lui si incazzerebbe sicuramente quindi ragazzi <ride> rimbocchiamoci le maniche <ride> e, e facciamo sto, sto mercatino perché se no lui insomma eh, si incazza, quindi è meglio, è meglio farlo eh, per essere più tranquilli e sereni eh, io penso che sia sì, la cosa più giusta è dedicare questa, questa, questa iniziativa a Roberto perché, perché sta nel nostro cuore e, e... Ah, vabbè, io eh, difficilmente... Vabbè, niente, ciao.